quando uno c'ha garbo, c'ha garbo. Allora, qual era? Abbiamo appena terminato la seconda diretta del grande, dei, fra i grandi eventi di... Puoi dirlo forte. E gridando. No, andate avanti da soli, dai. No, intervista la... doppia singola. No, fai la domanda. Esprimiti come vuoi. No, veramente. Com'è il clima, a parte quello freddo di temperatura, in questi grandi eventi che danno spazio a una Crotone che si ravviva, e si ravviva anche grazie a Radio CRT. Allora, c'è molta partecipazione, devo dire, massiccia, non solo di crotonesi che giocano in casa ovviamente, ma anche di persone che vengono al di fuori della zona, quindi è un bel clima quello che si crea con questi eventi che sono stati organizzati qui al Palamilone di Crotone. Occasione oltretutto buona per valorizzare quella che è la città, no? Le attrattive turistiche anche, quindi perché no, ben venga il fatto che ci siano delle aiutami direttore, era la stessa cosa che volevo dire io. che ci siano degli eventi così importanti a tenere alto il nome di Crotone che merita. Porca miseria, come parla bene questa donna. Ma ora non per dire, ma mi toglie tutte le parole di bocca, cioè volevo dire le stesse cose, adesso che cosa mi rimane da dire? Grandi crotonesi. Veramente ragazzi, l'altra volta siciliani, adesso un bambino di 6 anni, Catanzaro, Cosenza, questo modo di racchiudere diciamo la Calabria che si muove, la Calabria che va alla ricerca di eventi. È vero, assolutamente così. Ma perché poi alla fine dei conti questi sono eventi altamente aggreganti, quindi dove c'è aggregazione, c'è incontro, la gente si incontra, scambia una parola, scambia un'opinione, scambia anche un'esperienza musicale. Pensa che io ho trovato una ragazza che ha tirato fuori dalla tasca del giubbotto un pacchetto di fazzoletti. Ha detto: sei raffreddata? No, me li sto mettendo da parte perché quando inizierà il concerto inizierò a piangere. Quindi già sa l'emozione che provoca un evento del genere. È fantastico, la musica è anche questo, tutti si sono riempiti la bocca, la cultura, spettacolo, ma è proprio emozione, è passione. Le sette note musicali dal vivo e sono un'altra cosa. Dopotutto, dove c'è musica, lì non troverete mai cattivi. È vero. E l'unico difetto che trovo in voi due è che nelle dirette che stiamo organizzando, abbiamo difetti noi. Nelle dirette che stiamo organizzando da Crotone, no? Perché ne abbiamo fatto già qualcuna e abbiamo, ricordiamolo, il 12 con la cantina Russellongo, una rivalutazione, diciamo, di quello che è anche l'assaggio di... Aspettate, ho sentito parlare di assaggio. Brava. Laddove si dovessero creare le situazioni e condizioni per riempire la panza, lei io sono sempre presente. No, perché tu invece non ci sei mai. No, io ci sono, ci mancherebbe altro. Contate sulla nostra presenza. Noi facciamo sempre panza e presenza. Rigorosamente. Beh, ricordiamo gli ultimi appuntamenti, anche quello che Catanzaro lo dice. Beh, certo, no? Sì. Al 14 gennaio. Abbiamo il 19 dicembre, andiamo per ordine. Il 19 dicembre qui a Crotone, al Palamilone, Pio e Medeo, uno spettacolo imperdibile. Poi abbiamo il 1 febbraio il musical Balliamo sul Mondo, scritto e prodotto da Ligabue. Poi abbiamo il 14 gennaio NEC a Catanzaro, sempre al Politeama, evento curato sempre dalla SM Musica di Maurizio Senese. E poi il giorno dopo tutti a casa. Cioè dobbiamo anche riposarci, ma ragazzi. Ma senza gobbo, cioè, questa ragazza l'hai costruita proprio veramente uno spettacolo. Beh, ora non per ora dire, non per dire. Però ho fatto un ottimo, mi sono tolto una costola e ho creato lei. Guarda che bella costola che deve. Che costole. Che belle costole che ha, eh. Sempre con due come loro, sempre con Radio CRT che suona la vita. Suoniamo la vita anche da Crotone, come questa sera, quindi salutiamo tutti i crotonesi in ascolto. E se non ci ascoltate, ve le suoniamo. Ve le suoniamo di santa ragione.